Iniziamo allora, nel nome del Signore, il festeggiamento di questa giornata solenne in questo luogo francescano. È una giornata solenne perché è il giorno del perdono di Assisi e, come penso sappiate tutti, il perdono di Assisi è un dono che Francesco ha chiesto a Gesù, e a Gesù e Maria. E questo giorno, questo è successo nel 1216. Quando Francesco, dopo un momento di forte tentazione, quindi di sofferenza, di dolore, di fatica, di lotta, lui ha scelto di fidarsi del Signore, pur senza capire, e guardate quanto ci possiamo riconoscere in questo, e si è recato dentro la Porziuncola, lui abitava lì, ad Assisi, e dentro questa piccola chiesetta ha incontrato Gesù che lo aspettava, e a lui ha chiesto. Qui hanno bisogno tutti di perdono, qui hanno bisogno tutti di amore, qui hanno bisogno tutti di vita, io per primo. Che facciamo, Signore? Glielo diamo questo perdono, questo amore di cui hanno bisogno? Che ci stava a fare il Signore lì dentro, se non per sentirselo domandare e per gioire nell'accordare questo dono immenso che è la misericordia? Francesco d'Assisi che entra in Porziuncola, lui nella fatica entra in Porziuncola e chiede a Dio il perdono per noi. Non ci conosceva neanche, non sapeva neanche chi eravamo, non ci ha mai visto. Perché si interessa di noi? Finalmente un uomo che si interessa dell'uomo, finalmente un uomo che si interessa degli uomini, finalmente un uomo che guarda gli altri uomini e dice: loro sono come fragili e bisognosi, lo so che hanno bisogno di questo. Signore, no, ma no, di che li parliamo? Gli diciamo un pochino di dire gli altri. Ci interessiamo, ma questo dobbiamo fare, che dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a stare divisi. Ma perché? Ci ama? È difficile vederlo oggi, ma ci vuole che Dio ci ama. Ma anche Dio è interessato all'uomo, non solo l'uomo è interessato all'uomo. Francesco si interessa all'uomo perché dice a Dio dell'uomo: io voglio che tutti siano perdonati, io voglio portare in paradiso. Ma anche Dio stava lì in Porziuncola che aspettava che arrivasse Francesco, perché quando lui fosse arrivato Dio gli poteva dire: allora cosa vuoi che io faccia? Tiene l'uomo e tiene Dio. Lui che è Dio, lui che è crocifisso, che è così come noi, prende l'uomo e prende Dio e ci tiene uniti mentre noi sbandiamo, mentre non ci capiamo niente. Però cosa spera Gesù Cristo su quella porta? Gesù Cristo spera che attaccato alla sua mano ce ne sia almeno uno, perché se ce n'è uno poi ce ne saranno due, e se ce ne sono due ce ne saranno tre e poi mille. Allora affrettare la mano, c'è la mano, c'è la mano che ci porta a Dio. Cioè, allora l'occasione per dissotterrare questo tesoro, piano piano, e scoprirci tutti quanti in Dio, salvi, finalmente, salvi, salvi. E allora abbiamo bisogno di dircelo insieme questa preghiera, per accorgerci che il grazie è un grazie comunitario, è un grazie ecclesiale, è l'unico grazie capace di darci la vita. E allora facciamolo insieme. Pregheremo il credo per testimoniare la nostra fede. Pregheremo il Padre nostro per dire che siamo figli di Dio, e pregheremo per il Papa, secondo le sue intenzioni, per dire che siamo figli della Chiesa, che non possiamo camminare da soli. Credo in questo. Vi ringrazio di questa presenza numerosa, la benedizione è per voi, per tutte le vostre famiglie, per tutte le vostre vite. Vi ringrazio, mi scuso per il caldo perché è piccolo, ma questo non è colpa mia. Però grazie, è bellissima questa partecipazione in questa festa. Quindi portate a casa la benedizione a tutti, ai vostri bambini e a tutte le vostre famiglie. Il Signore sia con voi. Chinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Vi protegga sempre la Vergine Maria, che ci ha dato l'autore della vita. A tutti voi qui riuniti,
per celebrare devotamente la solennità del perdono di Assisi, conceda il Signore la consolazione dello Spirito e la felicità eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.